Marco Bocci da Squadra Antimafia, dove eri Calcaterra. Siamo qui a Solo, dove sei appunto solo, nome in codice, e sei un infiltrato. Un nome in codice solo, non, perché ho visto che molti l'hanno, invece non c'è un nome in codice, non c'è un linguaggio poliziesco, anzi è una serie che in qualche modo può essere un poliziesco all'italiana, ma che invece racconta altre dinamiche. Solo è semplicemente il cognome del protagonista, è Marco Solo. E è una serie nuova che tratta determinati argomenti in maniera estremamente diversa, ovvero in una maniera più realista possibile, senza cercare di spettacolarizzare dinamiche di sparatorie o melò, ma cercando veramente di raccontare, mettere in scena e vivere i rapporti umani tra persone molto diverse che appartengono a settori diversi, e metterne in gioco sia per assurdo gli aspetti positivi e quelli negativi, ma in un modo estremamente intimo, dando molta importanza all'arco drammaturgico più che al complesso scenico di spettacolarizzazione generale. Qui non siamo in Sicilia, siamo in Calabria, e poi tu sei un infiltrato sin dall'inizio, ma hai portato qualcosa del personaggio di Calcaterra in questo personaggio? No, è una cosa completamente diversa. Lì si tende a fumettare, è una struttura che tende a cercare un fumetto e raccontando i buoni e i cattivi. Qui stiamo parlando proprio di altri personaggi, altre storie, ma soprattutto una messa in scena che è totalmente diversa. Invece, oltre al nome di Marco Bocci, quanto c'è in Marco Solo? C'è la mia professionalità, basta. Il mio amore per questo mestiere. Grazie. Posso chiederti solo questi capelli biondissimi? Sto girando un film, e, insomma, si chiama La Banda dei Tre. Insomma, siamo in fase di ripresa, quindi sono biondo. Per esigenze. Per esigenze. Grazie Marco. Ciao.